Stefano De Martino si è lasciato andare in un'intervista al Corriere della Sera, smentendo le voci che lo dipingevano come un personaggio distante e poco incline a parlare con la stampa. L'ex ballerino di Amici ha parlato a ruota libera, anche se ha evitato di rispondere alle domande più pungenti, come quella sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Ha raccontato dei suoi ricordi d'infanzia, degli inizi in TV in cui si era montato la testa e ha parlato della parodia della Jalapas, che non è gradita a De Martino, ma che lui apprezza. Ha toccato anche il tema del suo matrimonio con Belen Rodriguez, dell'amicizia con Arianna Meloni e dei tanti gossip sui suoi flirt. De Martino ha parlato anche della fine della sua relazione con Belen Rodriguez, definendo gli amori come esperienze che si compiono e sottolineando che l'unico amore eterno è quello tra genitori e figli. Ha anche accennato al Festival di Sanremo, dicendo che per i prossimi 2 anni c'è già un conduttore previsto e che poi si vedrà. Il conduttore ha anche affrontato il presunto flirt con Alessia Marcuzzi, dicendo che ogni mese c'è una nuova voce su un suo presunto amore e che gli piace frequentare persone più grandi di lui. Ha anche parlato della sua esperienza ad Amici, quando si era montato la testa, e ha concluso parlando del Festival di Sanremo come di un'opportunità che valuta con calma. De Martino si è descritto come una persona con i piedi per terra, che legge persino i dati Auditel.